Cucina qui nel cuore del quartiere San Giuseppe inaugura l'Ecocentro. Sì, inauguriamo questo nuovo sito che di fatto è una riqualificazione di quello che esisteva già. Abbiamo sfruttato degli spazi che erano stati abbandonati a se stessi negli anni e questo consentirà di poter operare sia per i nostri operatori ma soprattutto per i cittadini con maggior fluidità negli spazi e perché no con maggior sicurezza anche in termini operativi. Nuovi ingressi più precisi sia per i pedoni che per le macchine? Assolutamente sì, nuovi ingressi, ingressi più ampi che tendono a ridurre quelli che sono i tempi di attesa anche nelle file che spesso trovavamo in via Gominzoni. L'obiettivo è appunto quello di aver sfruttato tutti gli spazi che negli anni erano stati abbandonati e non utilizzati. Non aveva nessun senso una non gestione degli spazi visto che sono attivi a quelli che erano centrambienti. Dico anche che è un'area operativa e non certo un'area in cui i rifiuti stazionano, perché man mano che i contenitori sono pieni vengono immediatamente presi e portati alle rispettive postazioni di smaltimento. Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Ce lo siamo detti sabato scorso, oggi in un altro servizio molto importante per i nostri cittadini vale la pena un attimo soffermarsi e fare anche un breve excursus di quello che è stata l'esperienza di Salvatore Pisconti della Iesi Servizi in questi anni. È incontrovertibile che c'è stato uno sviluppo importante di questa società gestita direi al meglio, e di questo mi complimento con Salvatore e con tutti i collaboratori. È cresciuta tanto, è cresciuta nella quantità e nella qualità dei servizi. Tra l'altro non secondaria a quello che è stato fatto a livello di bilancio, siamo ora in una condizione di estremo equilibrio, un bilancio di una società che può veramente guardare al futuro con ottimismo. E tutti questi passaggi, guardate, sono frutto di impegno, di serietà, di capacità e non vengono per caso. Quanto agli altri servizi, forse avremo modo di parlarne, ho detto a Salvatore Pisconti, perché è giusto che venga lasciato traccia, se ne ho parlato anche con Nicola Filonzi che presiede la commissione, se il prossimo mese di febbraio viene un po' a raccontare, perché è giusto lasciare una testimonianza, che cosa è stato fatto in questi anni agli ESI Servizi. E ripeto, come premessa credo che sia fondamentale. Oggi abbiamo un centro ambiente situato in una parte della città completamente riqualificato che riqualifica anche una parte, però anche su questa iniziativa ci sono state polemiche. Ci è stato detto che bisognava farlo da un'altra parte, ma non ci è stato detto quando, non ci è stato detto come, che è il primo aspetto che chi fa delle proposte dovrebbe analizzare. Dunque non c'è stato praticamente, c'è stato solo contestato, come purtroppo è capitato in tante iniziative. Si dice che non si devono fare, ma non si dà mai un'alternativa concreta. Io credo che se non fossimo intervenuti il centro sarebbe rimasto così per altri anni. La soddisfazione di aver portato a termine anche questo, di averlo fatto con una società sana, con una società capace, con amministratori a cui dobbiamo dire grazie. Aggiungo solo due parole. Ringrazio il sindaco per le parole che ha voluto riconoscermi, ma evidentemente le riconosce non a me ma a tutta la Iesi Servizi, a tutti i collaboratori della Iesi Servizi. Io vi ringrazio di avermi chiamato alla benedizione e a dare un senso anche forte a quello che avete fatto. Sono contento che qui sia stato riqualificato un pezzo del quartiere di San Giuseppe dove sono parroco. Mi fa piacere dell'impegno profuso da questa amministrazione, mi auguro che l'impegno continui anche fuori dalle mura di questo, dai cancelli e dalla rete di questo centro. C'è ancora da fare. Inaugura
oggi l'Eco Centro qui nel quartiere San Giuseppe. Proprio il fatto che si trovi nel cuore della realtà più popolosa della città aveva fatto sorgere delle criticità da parte dell'opposizione. Che cosa avevate segnalato e che cosa segnalate anche oggi? Io parto da una premessa essenziale, insomma, sempre un po' dividere il contenuto dal metodo, quindi la sostanza. Ma è assolutamente necessario che una città ci sia un centro ambiente che svolga le funzioni che deve svolgere e sia messo nelle migliori condizioni per farlo. Dopodiché, c'era una scelta provvisoria relativamente all'ubicazione di un centro che sicuramente aveva bisogno di essere organizzato in modo più puntuale, ma c'era anche l'individuazione di un'altra area, che non è qui, ma nella zona periferica della città, nella zona industriale. Il fatto che qui a tutti gli effetti una scelta provvisoria adesso sia una scelta definitiva, perché ovviamente sarà molto difficile immaginare di riorganizzare tutto da un'altra parte, quindi questa diventa una scelta definitiva, sia per noi non condivisibile, perché qui ci troviamo all'interno di un'area archeologica, all'interno di uno spazio cittadino che aveva sicuramente bisogno di un riallestimento. Pensare di averlo riallestito con l'inserimento in via definitiva del centro ambiente lo troviamo alquanto criticabile, anche alla luce delle condizioni dell'intera area, perché io per arrivare qui ho fatto un giro all'interno del parco e credo che sia un'area che abbia bisogno di altri interventi molto consistenti. Insomma, quindi la scelta rispetto all'ubicazione non è solamente decidere dove lo si fa, ma da un impianto complessivo a un disegno urbano non è condivisibile. Vai. Si parlava di riqualificazione, secondo voi è una riqualificazione del quartiere, tutto il quartiere? Premetto che questi servizi porta la città di Chiesi, lavoro e servizi molto importanti. Detto questo, secondo me e secondo noi, come PD, non è una riqualificazione del quartiere questa, anzi si è persa una grandissima occasione, perché nel momento in cui io investo tanto denaro qui, poi sarà ben difficile per riportarla da un'altra parte, e questo quartiere invece aveva bisogno di ben altro. Questo, a nostra avviso, c'è anche una scuola più vicina, si potevano fare tante scelte. Il sindaco prima ha detto che non gli è stato specificato il dove, il come, il quando rispetto a questa scelta. Beh, noi come forza di opposizione siamo stati sempre propositivi, ma non è stato mai portato in realtà a un tavolo di condiviso questa modalità di scelta, come succede puntualmente, vediamo Amazon che ancora deve arrivare in consiglio comunale e ci arriva su richiesta dell'opposizione.